Signore e signori, amici di Formula Italian Team, benvenuti, bentornati in questo nuovo appuntamento della Sport League. L'azione è bella pregna, 15 minuti alla termine della sessione, il nostro radar man, il nostro live time da Pioggia, fra 10 minuti, quindi mancano 5 minuti alla fine della qualifica, comincerà a esserci bella pioggia, bella pregna, quindi i piloti sono già tutti in pista. Io sono il vostro Alessandro Lassetti, sono il vostro di Cernone, con me in cabina di commento abbiamo il nostro Buonasera Ale, buonasera a tutti, buona gara. Terza quella, terza voce, direzione streaming, abbiamo il nostro commentatore video. Buonasera a tutti, benvenuti. Dentro in direzione di gara abbiamo il nostro irreprensibile Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Veloci, ci sono veloci, infatti Grimone, Peppe Alonso subito dietro, sono tutti ottimo, sono 3 e 1 per Schumacher. Oggi è prevista fra 10 minuti, quindi tutti i piloti sono usciti in pista per dare il loro sì, diciamo che ovviamente tutte le preparazioni vengono affrettate per via della pioggia che arriverà tra all'incirca 10 minuti, ed è un bel spartiacque subito che si inizia all'inizio delle qualifiche. È importante comunque per i piloti farsi trovare subito pronti a segnare un tempo di riferimento che li metta un po' più al sicuro, anche se credo tutti avranno ancora almeno un altro tentativo prima della caduta effettiva della pioggia. Assolutamente, intanto Alessio Pierino ricordando la classifica, un primo 17 secondi e 359 millesimi. Intanto ricordo che Magico Sonni partirà dal fondo dello schieramento in questa gara ed Ezio Bonni dovrà scontare alla fine della gara 10 secondi sul tempo totale, per cui ci sono anche queste infrazioni da tenere conto, soprattutto considerando anche assenti, tra cui una menzione d'onore per l'assente più importante. Ecco la pioggia, eccola, anzi già arrivata. Topping ha acceso un Fuchs nel primo settore, potrebbe essere uno degli ultimi ad avere pista buona per un giro cronometrato fatto come si deve. Allora teniamo d'occhio intanto il pilota Aston Martin, mentre Shumi Legend, Peppe Alonso e Krikkonen intanto rientrano in box. Tutti i piloti stanno rientrando in box per cercare di fare un cambio gomma all'ultimo. Ma se piove adesso potrebbe essere veramente difficile migliorarsi per i piloti che stanno dentro i box adesso. Topping Kestrel passa sul traguardo, quarto, perso tantissimo nell'ultimo settore, credo, e perso tanto nell'ultima parte di settore, l'ultima parte di tracciato. Oh, si è girato Della, e intanto vedo che tutti i piloti stanno rientrando in box, cominciano a scendere le prime gocce, le gocce sul circuito, sulla pit lane. Io ragazzi inquadrerei il tracker per la gara, perché se questa è la condizione in qualifica la gara è ancora peggio. Sì, perché vedo dalla gara ci sarà a 30 minuti della gara ci sarà pioggia forte, sì, probabilmente potremmo vedere tutte e tre le mescole addirittura per la gara. E credo che addirittura la qualifica potrebbe finire qua, perché la pioggia comincerà ad attaccare piano piano. I tempi che hanno fatto segnare adesso saranno un po' più difficili da buttare giù, perché la pioggia sta cominciando a scendere anche abbastanza copiosamente. Chi ha preso un bel colpo nel di dietro è Michael, perché non è riuscito a mettere subito insieme il giro ed è solo decimo. Sì, infatti, sfortuna per il pilota della McLaren. Fornito tra l'altro, però sta cercando di chiudere questo giro, vediamo un po' se no rientra in boxe ovviamente, e quindi sì, è quello che ne ha avuto la peggio. Ci provano Schumi e Vampir ancora a fare un giro, sono usciti anche loro adesso, escono di nuovo tutti, provano ancora un ultimo assalto. Sì, ma vedo che Krikkonen per esempio nel suo giro di uscita ha scodato leggermente l'uscita di alcune curve nel secondo settore, per cui non so quanto possa essere la condizione della pista in questo momento. Schumi sta spingendo forte nel giro dell'outlap per cercare di anticipare la pioggia, ma è costretto a rallentare perché davanti a sé credo che abbia Peppe Alonso, sì, anche lui fuori. Tutti quelli che sono usciti per prima stanno cercando di fare un altro tentativo, il problema è che comunque la temperatura si è
si è abbassata notevolmente, il grip anche, la pioggia si sta intensificando, quindi molto difficile adesso per tutti coloro che stanno uscendo dai box per fare un altro tentativo, migliorarsi rispetto al run precedente. Tanto se non sbaglio Shumi Legend sta, è iniziato adesso il suo tentativo di giro più veloce, ma va fuori pista. Le gomme non tengono, le slick non tengono più. No, non è tanto le slick, in questo caso ha preso tantissimo il dosso di curva 1 che l'ha sparato verso l'esterno e quindi ha praticamente l'ha catapultato dall'altra parte. Un Shumi che ha fatto un secondo settore non eccezionale nel suo primo run, adesso vediamo se quantomeno cercherà di migliorarsi, anche se però è uscito largo in curva 1 dove ha perso del tempo. 9 minuti e 43 al termine della sessione di qualifiche con Alessio Fiorino, Shumi Legend, Vampir, Top Inchestra ed Ezio Bondi che comandano la top 5 di questa classifica provvisoria. Credo che sia quasi impossibile migliorarsi, 7 decimi di ritardo per Shumi rispetto al suo tempo nella parte centrale. È troppa pioggia, perlomeno la pista non è ancora totalmente bagnata. Può girare con la slick, ma non più con la prestazione che c'era quando la pista era completamente asciutta. Sì, poco grip e finisce qua la qualifica praticamente. E forse, ragazzi, credo che sarà importante per i piloti fare qualche giro sul bagnato a questo punto, perché della gara. Sì, perché appunto se prevedono anche pioggia forte verso fine gara, sì, intanto DRS disabilitato, quindi ormai la possiamo definire la qualifica conclusa con le posizioni fondamentalmente congelate. Ottima prestazione di Vampir e di Alessio Fiorino, soprattutto Alessio Fiorino che aveva concluso il giro dopo gli altri e quindi è riuscito a stampare un bel tempo. Ottimo giro anche per Vampir che è riuscito a starsi là davanti. Come ha detto invece Luca, pessima invece la scelta di Michael e anche di Kaisermatt ad esempio, che anche lui parte molto molto indietro. Quindi in generale diciamo Michael e Kaiser sono stati quelli messi peggio, molto bene invece i primi tre, con anche un'eccezione per Peppe Alonso che partirà comunque in terza fila davanti a sé anche Ezio Boni, che anche lui ha fatto un'ottima qualifica. Infatti volevo far renderti informati appunto anche di Peppe Alonso, che appunto nelle ultime gare è stato leggermente opaco, in questo caso è riuscito a prendere la palla al balzo. Vedremo come si comporterà in gara. È la miglior qualifica di Peppe da inizio stagione, è un po' diciamo arrugginito, ma qui l'esperienza ha giocato la sua parte. Assolutamente, sicuramente è riuscito a capitalizzare con la sua esperienza pregressa nei campionati degli anni scorsi, per cui è riuscito a cogliere l'attimo e sassi nella parte alta della classifica. Intanto vedo che i piloti stanno cominciando a montare le gomme intermedie, infatti vedo un una Ferrari. Sì, e soprattutto è la cosa credo più giusta da fare, la cosa più saggia, visto che comunque c'è del tempo e che il meteo comunque anche per la gara prevede variabilità molto molto alta. A questo punto è giusto prendere confidenza con la gomma intermedia per capire un po' il grip, assaggiare il grip dell'asfalto, del tracciato, in vista poi quelle che potranno essere le varie vicissitudini poi dopo durante il GP, considerando anche il fatto che dovranno scegliere la gomma con cui partire, e col meteo così variabile le scelte possono essere molto diverse tra i vari piloti. È assolutamente sì, infatti intanto guarda quanta pioggia sta cominciando a scendere adesso sul circuito. Sì, sì, sarà interessante vedere quando arriverà effettivamente la pioggia. Guarda, ti tolgo una curiosità, Krikkonen è sceso con il carico da gara, perché lo vediamo dal volante a 30 giri circa di carburante a bordo, quindi quello di Krikkonen sarà assolutamente passo gara. Sarà interessante vedere come si comporterà Krikkonen, ci dà già appunto un assaggio di quello che succederà nei prossimi minuti. Intanto vedo delle bandiere gialle, ma c'è stato uno scambio mi sa che tra Vampir e Peppe Alonso, credo anche le Alfa Romeo, Luca, non so se riesci a vedere, ma mi sembra le sono le più Alfa leggere Romeo... 12 giri per Vampir, 8 giri per Peppe.
È molto più scarico Samu, che è quasi con il carico da qualifica, almeno stando a quella che è l'indicazione sul volante. L'unico in questo momento che è in pista con un carico da gara è Samu. Tanto mancano 5 minuti al termine di questa sessione di qualifiche, direi di riprendere un attimo fiato, andiamo a vedere magari la classifica. Assolutamente sì, intanto del campionato. Abbiamo Shumi Legend su Asa che in questo momento comanda la classifica con 149 punti. Secondo, grande assente per questa, per la gara odierna, Luca Piglio a 123 punti. Infatti questo che sarà probabilmente uno zero molto pesante da considerare anche verso, verso fine campionato. Terzo Luca Fiorino più staccato a 93 punti. Quarto Michael a 86 punti. Quindi la top 5 Kaiser manda 53 punti. Andando a guardare invece la classifica costruttori, abbiamo la AS che comanda la classifica costruttori con 185 punti, staccata di 34 punti abbiamo la Williams, scusatemi, terza la McLaren a 135 punti, 96 punti, quarta la Red Bull, quinta chiude la top 10, la top 5. Intanto i piloti stanno uscendo per provare le condizioni di intermedia, stanno girando anche Alessio Fiorino e Schumi, sono usciti adesso. Intanto vedo dalla chat il nostro... Oh, Vampir! Ops, prego. Vampir fuori, sì. All'ultima curva. Ne ho visti diversi piloti lì. È un punto molto critico, sul bagnato i punti critici sono soprattutto le lunghe curve in appoggio, quella soprattutto ultima curva, ma anche per esempio la destra in salita che ti porta prima dello scollino e la curva a sinistra, praticamente le curve in appoggio che devi fare col gas sono la parte più critica sul bagnato. Intanto a proposito di passo gara, Samu sta girando 24 alto, 24.886 tempo d'attacco con l'intermedia. Come sta girando invece Krikkonen, andiamo a vedere Krikkonen, sta andando a completare adesso il giro, quindi tra poco andremo a vedere il primo riferimento 26, di Krikkonen. 26.0 intanto per Peppe Alonso, anche lui che stava girando. Samu va subito ai box, quindi credo che Samu era più da giro un po' più spinto, diciamo, anche con poca benzina. Sì. Sarà interessante capire il ritmo di Alessio Fiorino e di Schumi, che hanno iniziato nello stesso momento, anche se Schumi però è nel traffico. Ma hanno entrambi poca benzina dal volante, quindi non è passo. C'è una Aston Martin davanti. Bella forza. Sì. Vediamo un po' i tempi. 25.3 Peppe Alonso, 25.3 Canino con diversi tipi di carburante. Si stanno un po' più lanciando tutti. Carichi diversi di benzina, anche perché comunque la pioggia non è che arriverà inizio gara, arriva più o meno dopo almeno un quarto di gara, quindi diciamo che potrebbe arrivare, dipende da come si dice, a volte sappiamo bene che la previsione non è precisa, quindi a volte magari potrebbe arrivare anche subito, 5 minuti si potrebbe azzardare anche una gomma rossa, ma devi crederci poi. 24.8 ecco per Ale. Fiorino e 24.3 per Schumi, ecco Ale. Sentiamo ancora del lag, sì, qualche piccolo problema tecnico. Quindi Fiorino, ecco, vediamo. Ah, ok. Lo recuperiamo. Intanto prova. Prova, un minuto al termine della sessione di qualifica. Eccoci. Perfetto. Ho visto volare cose che voi umani non potreste immaginare. Intanto Bonni si è girato. Ma vedo che la pioggia curva, sta curva 4. La pioggia aumenta, sì. Diciamo che un po' aiuta i piloti perché li porta verso la, diciamo, teorica condizione che affronteranno per la maggior parte della gara.
quindi è una, guarda, è una situazione che li aiuta un po' di più. E diciamo che sono sfortunati perché in questa condizione arriva praticamente la pioggia a intensificarsi qualche minuto dopo la fine della qualifica, che è quello che poi dopo si troverebbero in gara, quindi diciamo non sapranno come reagirà la vettura con la pioggia molto molto più ampia, più incessante. Secondo me una cosa che hanno capito con certezza è che l'ultima curva sarà molto problematica, bisognerà prenderla con grande cura. Sì. Tanto bandiera a scacchi con alcuni piloti ancora in pista, ci sono Fiorino, Ezio Bonni, Peppe Alonso, F. Krikkonen, Michael e Kaisermatt che devono ancora prendere bandiera, sono ancora in pista per gli ultimi giri di questa sessione. Va a chiudere Ezio Bonni, va a chiudere anche Peppe Alonso, andiamo a vedere anche i rilevamenti cronometrici con Peppe Alonso che gira 24,9. Peppe Alonso che però comunque non carichissimo di carburante, almeno ripeto stando a quello che riusciamo ad intravedere dai volanti dei piloti, quindi diciamo l'unico che ha provato a fare passo gara è stato Krikkonen che si è messo sul 26 alto. Sì, però quello che stavo vedendo di Peppe Alonso che sembrava però piano piano prendere confidenza con il bagnato, comunque è stato uno dei pochi piloti che ho visto che con la progressione dei tempi stava migliorando rispetto ai primi giri, quindi anche quello è sintomo comunque di fiducia. Curioso il fatto che Schumi abbia fatto solamente un giro, mentre Alessio Fiorino ne sta facendo più di uno, va a concludere anche adesso l'ultimo passaggio in 24 e alto, 24 e 9, dovrebbe essere l'ultimo suo tempo per il pilota della Red Bull, e quindi più o meno diciamo che in linea teorica potrebbe essere un 25 abbondante di qualifiche di passo gara sul bagnato. E questa situazione potrebbe aiutare anche Magico Sonny, che ricordiamo a causa di una penalità scatterà dal fondo, e può aiutarlo questa possibilità di una gara pazza a risalire, perché Magico Sonny è uno di quei piloti che si è dimostrato abbastanza veloce ma che all'interno di questa prima parte della stagione, di queste prime 7 gare, ha raccolto molto poco. L'abbiamo visto a Monaco, l'abbiamo visto a Miami, l'abbiamo visto troppe volte, che per lui è un peccato ovviamente, e magari questa situazione potrebbe aiutarlo. Mai dire mai, siamo all'ottava prova della stagione, siamo ormai nel vivo del campionato, dalla parte centrale. Sì, siamo nel vivo della parte centrale. Adesso Luca, credo che possiamo andare un attimo in pausa nel caso. Assolutamente sì, allora andiamo in pubblicità, a tra pochissimo. Ho provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale.
Signore e signori, rieccoci ritornati anche e soprattutto dagli inferi. I piloti stanno effettuando il proprio giro di ricognizione, quindi direi di andare a vedere la griglia di partenza. Prima fila Alessio Fiorino e Shumi Legend, seconda fila per Vampir e Topping Kestrel, terza fila Outsider, Ezio Volvi e Pepe Rosso, quarta fila invece per F e Cricolet, quinta fila per Sniper Sambo e Michael, quinta qualifica un po' opaca, sesta fila per il Buon Ferrari, Kaiserman, settima fila, settima fila, lo schieramento della Imbagico Sotto. Hanno buttato la testa media, per cui saranno probabilmente un po' conservati. Che giro veloce che sta facendo Alessio Fiorino nell'outlap. Praticamente lui si trova all'ultima curva e Magico Sonny insieme a pilota da Williams, che dovrebbe essere Krikonen che si è girato, si trova praticamente ancora alla fine del secondo settore. Alessio Fiorino si vede che c'ha voglia di scattare, c'ha voglia di partire, infatti sta in questo momento sul rettilineo principale assieme a Shumi Legend, che stanno scaldando le proprie coperture, si andranno adesso a posizionare sulla loro casella di partenza. Un vostro pronostico al volo? Boh, è la domanda di chi? Shumi. Io dico Alessio Fiorino. Io mi accodo a Luca, dico anche Shumi. Perfetto, intanto stiamo aspettando Magico Sonny che si va a posizionare in questo momento sulla propria casella di partenza. I piloti si stanno posizionando, aspettiamo il go da parte dei commissari. Fondamentale questa prima parte di gara, perché poi sul bagnato track position sarà veramente importante. I commissari hanno dato la bandiera verde, i semafori si accendono, i motori rombano e il Gran Premio parte in questo momento del Portogallo. Un ottimo scatto dietro da parte della Williams di Krikkonen. Oh, in tre in curva 1, Vampir all'esterno nei confronti di Shumi. Mamma mia. Ho visto un contatto intanto tra Pepe Alonso e Krikkonen. Infatti Pepe Occhio Alonso dietro. Magico Sonny, che partenza che ha fatto ed è già nono. Sei girato Michael. Sì. È girato molto attardato il pilota McLaren. Anche se è girato tutto dietro Ferrari. Kaiser Matt. Anche Kaiser Matt. Adesso però contatto, infatti c'ha l'ala molto danneggiata. Shumi su Vampir, si fa vedere subito là davanti. Alessio Fiorino tenta di scappare via. Ottima partenza anche di Sobonni, le Red Bull stanno facendo veramente un'ottima prima parte di gara, già dalle qualifiche. Intanto ottima partenza appunto di Magico Sonny, che ha guadagnato 5 posizioni nel giro di poche curve. Prova subito l'attacco su F, deve rinunciare. Tra l'altro c'è un leggero danno anche per F. Sì, anche per Della e Kaiser Matt. Dick Kaiser matta l'ala un po' più danneggiata rispetto agli altri piloti. Attenzione perché Shumi dentro. Si porta all'interno, dentro, passa, riguadagna la seconda posizione. Importante per lui perché Alessio Fiorino stava creando del gap nei confronti del pilota Haas, abile subito a passare, occhio dietro perché c'è il duello. Da Pepe Alonso ed F, con Pepe Alonso che rimane in settima posizione, difende la sua posizione nei confronti del pilota dell'Haas, che non ci sta, cerca di buttarsi all'interno ma desiste. Entrambi con la danneggiata stanno perdendo tempo, però dalla top 6 chiusa da un ottimo Krikkonen che sta cercando di tenere botta con la Williams al gruppetto di test e sta scappando via. Guardando questi primi giri di Krikkonen, la speranza che non siano un fuoco di paglia. È un peccato che non ci sia Luca Bigno, perché sembra essere una gara buona per le Williams. Infatti assolutamente, intanto il gruppo si è diviso in due tronconi separati, il primo composto dai primi sei in classifica, mentre il secondo gruppo parte dalla settima posizione e arriva fino all'undicesima. Vampir in difficoltà. Come?
Bumper in difficoltà, scusami, perché è uscito malissimo dall'ultima curva e adesso può essere attaccato anche da Ezio Bogni per garantire addirittura due Red Bull nel podio in questo momento. Infatti Ezio Bogni si butta all'interno, ma si difende Bumper all'esterno con anche Krikkonen. Quasi a tamponarlo, scusami. Dietro ancora duello. Continua la lotta tra Pepe Alonso e F con Magico che se ne approfitta, supera il pilota dell'As, guadagna l'ottava posizione con Pepe Alonso ed F che hanno danni, cerca all'esterno. Mamma mia. Magico Sony. Porca F miseria. Spinta all'esterno. F all'esterno stava per fare un numero nei confronti di Magico Sony, che però in accelerazione è riuscito a tenere la posizione. Per lui di vitale importanza passare Pepe Alonso, perché sta perdendo tantissimo nel gruppo, dal gruppo davanti, dove a loro volta Bumper e Ezio Bogni praticamente hanno creato il buco tra loro e Alessio Fiorini e Shumi Legend. Adesso i primi due hanno quasi 2 secondi di vantaggio sul quartetto alle loro spalle. Terzo giro sui 33 previsti, continua la lotta. Attenzione, sniper Samu su, con F contatto con il pilota Mercedes che ha la peggio. È stato un contatto davvero leggero, sembrava di rivedere l'episodio fra Vettel e Ricciardo a Austin nel 2018. Tanto sempre lì davanti Ezio Bogni si sta facendo sotto sugli scarichi dell'Alfa Romeo di Bumper, vicina molto pericolosamente. In questo momento Bumper è in difficoltà, mentre Magico non è riuscito a passare Pepe Alonso sul attenzione dritto. Ezio Bogni è uscito male, Top in Kestrel passa, guadagna la quarta posizione. Adesso è lui ad attaccare Bumper per il podio. E questi primi giri sono molto fondamentali adesso nel cercare di creare gap barra recuperare posizione, perché col DRS è facile passare il pilota che, che si precede, perché poi dopo invece quando verrà tolta per via della pioggia sarà molto più difficile passare, perché comunque non hai quella stessa differenza di velocità che puoi avere con l'ala posteriore immobile aperto. Tanto del 3 secondi di penalità e le nuvole cominciano ad addensarsi sopra il circuito di Portimão. Tre secondi tra Shumi e Bumper, i primi due stanno facendo un bello strappo nei confronti di tutti i seguitori alle loro spalle. Assolutamente, intanto la situazione tra tutti i piloti si sembra leggermente acquietata. Infatti non vedo attività al momento di rilievo. Topi Kester si fa è molto vicino a Bumper, Krikkonen anche su Ezio Bogni. Tanto dietro Michael e Sniper Samu in lotta con Sniper Samu all'esterno e difende la posizione. Tanto in grafica c'è un danno per Krikkonen, attenzione, forse un contatto è abbastanza importante sulla parte sinistra dell'anteriore. Nel frattempo in grafica stiamo vedendo quello che è il K al giro tra Fiorino e Bumper, è praticamente un secondo al giro. Fiorino è andato in 21.4, 21.3, 21.0, Bumper 22.4, 22.3, 22.1, un secondo netto. Tanto F ha superato nuovamente il Magico Sony, guadagna l'ottava posizione. Probabilmente intanto Krikkonen era molto vicino ad Ezio Bogni, c'è stato probabilmente una piccola incomprensione. Arriva lungo adesso. Lungo. Deve, secondo me Krikkonen deve pregare che arrivi la pioggia e che bagni presto, perché... anche come per Kaisermaz, se non c'è un'interruzione questa è una tragedia a livello strategico. Cambio giri record davanti. Sì, infatti continua la lotta di tre giri record tra Alessio Fiorino e Shumi Legend. In questo momento il pilota della Haas che la spunta. Topping dentro, anzi ho sbagliato Bumper invece, curva 1, completamente sull'erba, credo che abbia toccato il dissuasore interno, ha perso completamente la macchina, riparte adesso in nona posizione, brutto errore da parte del pilota Alfa Romeo che pregiudica l'ottima qualifica che aveva fatto. Mi sarà interessante vedere anche dopo in Kestrel quale sarà il suo andamento, soprattutto con pista libera, soprattutto quando manca veramente poco all'inizio del,
della pioggia, quindi vedremo il pilota Aston Martin come si comporterà, se cercherà soprattutto di ricucire un minimo il gap che lo distanzia da Shumi Legend e Alessio Fiorino. Peppe è arrivato su Krikkonen. E Luca mi ha anticipato per un pelo. Un Peppe che con l'ala comunque rotta non sta andando male. Sta facendo una buona gara. Adesso ovviamente approfitta della, diciamo, differenza di rottura dell'ala anteriore tra lui e il pilota della Williams, ma si stanno disturbando in quest'ultima curva. Occhio, perché adesso sul dritto sarà veramente un inferno, perché si sono aggiunti pure F e Magico Sonny. Infatti, tanto attenzione F che tenta il sorpasso all'esterno andando molto lungo, con anche Sonny che si accoda. Vediamo se tenterà la trama F. Diciamo che la resistenza di Peppe è stata molto molto audace, anche se è finito oltre i confini della pista. Bisogna capire se il gioco abbia dato magari un avvertimento. Ha fatto un errore Magico Sonny, che ha rotto l'ala, ha tamponato Krikkonen e incominciano a scendere le gocce, signori. Sta succedendo di tutto dietro, eh. Li vedo abbastanza incattiviti. Sonny si è fatto prendere di sorpresa dalla lotta, infatti ha fatto proprio un errore di valutazione. Mentre davanti questa situazione potrebbe essere fondamentale. Credo che Shumi potrebbe attaccare adesso Alessio Fiorino, perché ha pochissime chance prima che il DRS venga tolto. Forse questa potrebbe essere addirittura l'ultima. Infatti vediamo, si è avvicinato tanto Shumi Legend nei confronti di Alessio Fiorino. Deve tirare adesso tutto. E infatti si è avvicinato, 3 decimi di distacco. Vediamo se si avvicina con il DRS. Tenterà l'attacco nella prima curva. Si avvicina all'interno Shumi Legend, affianca il pilota della Red Bull e passa. Occhio all'incrocio però. Incrocio. Occhio all'incrocio. Dentro. Incrocio ancora. Mamma mia. Battaglia importante. Ma rimane ancora davanti Shumi Alessio Fiorino. Intanto F supera. Attenzione, no, non è finita. Non è finita ancora, perché Shumi ci prova all'interno nei confronti di Alessio Fiorino, che stacca fortissimo. È una lotta importantissima questa per la prima posizione, soprattutto per la pioggia che sta cadendo. Intanto continua anche la lotta dietro per la quinta posizione tra Peppe, Alonso ed F. Continui scambi tra i due piloti, hanno parità di danni sull'ala, per cui stanno viaggiando in maniera equivalente. Continuano gli scambi tra i due piloti. Ancora la direzione gara non toglie DRS, quindi altra chance probabilmente ancora per Shumi Legend nei confronti di Alessio Fiorino. Vediamo se Shumi riuscirà a preparare di nuovo il sorpasso come ha fatto nell'ultima tornata. Vediamo se si avvicina. No, è più lontano. È molto più lontano rispetto a prima Shumi Legend. È molto più lontano. No, non ce la fa. Krikkonen intanto fuori. Ha rotto completamente l'ala adesso, mi sa. Viene danneggiata ancora più seriamente. Sì. Anche Magico Sonny. Ella anche adesso. A muro. E DRS è disabilitato. Out. E Fiorino ha tenuto la track position nei confronti di Shumi. Fondamentale questo. Adesso però devono fare un giro praticamente in apnea con gomma media e asfalto viscido. Michael supera Krikkonen. Vediamo come va lì davanti. Piccolo controllo di trazione da parte di Shumi in uscita. Kaiser va dentro primo. Adesso Fiorino e Shumi Legend, in questo momento sono sul terzo settore. Credo che potrebbero subito rientrare a questo punto, perché la pioggia si sta intensificando. Dietro Stefano Canino ha passato Magico Sonny. Tanto ringraziamo Melinda 111111 per il follow. Grazie. Grazie mille. Box, Alessio Fiorino, Shumi Legend subito a seguire. Adesso ci sarà anche Topping che rientra. Tutti rientreranno. No, Topping all'ultimo è rientrato, all'ultimo proprio. Scambio intanto tra Vampire e Peppe Alonso per la position.
mentre Pepe Alonso continua. Sonny! No, non ci credo. La rotta Sonny è box. E safety car. Questo potrebbe essere un jolly per Pepe Alonso. Questo è un jolly clamoroso per Pepe Alonso, che potrebbe guadagnare le posizioni rispetto soprattutto a chi si è fermato prima. Non lo so. Vediamo come riuscirà a tenere la macchina in pista Pepe Alonso, perché vedo che la pioggia sta aumentando di intensità. Sì, ma vanno piano adesso. Adesso la tieni bene la macchina, anche se... Bella drive-thru. Pepe, secondo me, se gioca bene con il Delta, ha un bel jolly. Ha un bel jolly per passare F sicuro, e non so se ha l'opportunità di avvicinarsi moltissimo a Ezio Bogni e Topping Kester per il podio, Potrebbe addirittura sfruttare questa safety car per riparare l'ala e quindi magari stare davanti a F perdendo quei 5 secondi per cambiare l'ala. Anche perché se è a quel passo con l'ala rotta, io credo che sia buon per lui aggiustarla. Tanto anche Samu non è rientrato. Sì. Solo Samu e Peppe, gli altri sono tutti passati alla gomma intermedia. E anche Samu, la stessa cosa si può dire per Samu, perché anche lui c'ha l'ala rotta. Peppe box a adesso destra, dentro. Peppe adesso. Vediamo un po' se ripara l'ala. Anche Samu dentro. Credo che può stare tranquillamente davanti a Effi, perché Topping e Ezio avevano un distacco abbastanza abbondante. Vediamo un po' se cambia l'ala. Sì. E cambia l'ala, giustamente. Vediamo un po' se... Anche Samu è al limite, No, è dietro. È dietro. Forse davanti a Michael. Passa sotto traguardo adesso Michael. Invece no, ha perso tanto. L'ala è costata tanto, dandogli quei 5 secondi, allora sì, sarebbe stato davanti a tutto il gruppo. Sì, ha perso 8 secondi per la sosta tra le cambio gomme, e quindi è perché sì. Gli altri si sono fermati comunque con la virtuale in pista. Sì, perché alcuni appena sì, sono vero. Rientrati, ha rotto la vettura nei box Magico Sonny. Sì, non c'è stato quel guadagno effettivo importante, insomma. Però quantomeno, per esempio, rispetto a F, Peppe ha cambiato l'ala, mentre F non l'ha potuto fare perché giustamente non voleva perdere la track position. Vediamo, ora però è molto interessante. Shumi se la dovrà sudare, e sono abbastanza sicuro che metterà sotto pressione Fiorino non di poco, perché entrambi sanno che è una grande occasione, uno per rientrare su Luca Bigno e l'altro per aprire gap. In teoria Shumi è quello che si può anche accontentare, guadagnarne 18. E anzi, sì. C'è un altro fattore che bisogna considerare: questa safety car aumenta diciamo i minuti trascorsi sulla pista, e l'eventualità che la pioggia possa aumentare, se prima erano un po' più ridotte, adesso diventano molto molto più ampie. Sì, quindi diciamo magari possiamo vedere magari anche un'altra sosta a questo punto per le full wet. È molto probabile, sì. Molto probabile. Aspettiamo, probabilmente ci sarà la safety car che rimarrà in pista ancora, forse questo giro sicuramente, forse un altro giro ancora, ipotizzo, quindi c'è tutto il tempo per allungare il brodo e far sì che la pioggia battente entri in scena, per far sì che ci sia un'altra sosta ai box. Decisivo comunque è stato quel giro nella quale Fiorino è riuscito a rispondere immediatamente a Shumi, perché adesso si trova in un vantaggio molto molto grande. Deve però stare attento a non commettere errori, perché come abbiamo visto sia in qualifica sia subito quando ha cominciato a piovere, la pista è veramente scivolosissima in appoggio. Intanto Lopensky, attenzione comunque, questa pista non è gentile sulle gomme, magari l'intermedia durerà meno del previsto. Sono due terzi di gara praticamente. Beh, credo che forse 20 giri possono durare queste gomme.
però io non sono convinto che possano arrivare quelli intermedi, stando al radar. Credo che ci potrebbero essere delle sorprese, e occhio perché la pioggia poi non è di quelle poco, cioè dovrebbe arrivare proprio un diluvio universale qua a Portimão, quindi diciamo che sì, non sarà per niente facile per i piloti, soprattutto abituarsi a delle condizioni che muteranno in maniera drastica da un giro all'altro, e quindi non puoi neanche prendere troppo confidenza, perché i punti che magari tu prendi del giro prima cambiano radicalmente il giro successivo. Tra l'altro, da quello che stiamo vedendo dal monitor dei tempi, che ricordiamolo potete andarlo a vedere attraverso il nostro live timing che trovate su www.formulaitaliantv.com, basta registrarsi e avete accesso al live timing per avere tutte le informazioni sulla gara. Dicevo, le previsioni meteo del live timing sono pessime per la successiva parte di gara, e a volte quando ci sono queste condizioni molto estreme può uscire anche la safety per eccesso d'acqua. E infatti mi sa che in teoria dal nostro monitor dei tempi la pioggia ci sarà e tra 10 minuti, la pioggia battente, scusate, quindi sarà molto interessante vedere come si evolverà la situazione, soprattutto sotto la pioggia battente. Oddio, qui dice pioggia battente, ma non significa che magari la pioggia, comunque quella già intensa, arriverà molto prima, perché quella condizione lì significa anche proprio pista allagata in alcune fasi, proprio un diluvio torrenziale, quindi significa che la pioggia pesante potrebbe arrivare anche prima, e potrebbe arrivare proprio tra 5 minuti. Questo significa che praticamente dopo l'uscita della safety car forse avremo 3-4 giri prima di una nuova sosta ai box, che potrebbe essere decisiva per il Gran Premio, perché è più difficile individuare il momento preciso per passare le full wet rispetto a quando ovviamente si passa da asciutto bagnato o viceversa. Safety car intanto rientra in questo giro, tutti i piloti sono di nuovo insieme, il gruppetto è stato riformato, adesso Fiorino comanda la pista, comanda la classifica, Shumi Leiden subito dietro. Occhio alle posteriori, perché qui bisogna scaldarle bene prima della ripartenza, soprattutto visto l'ultimo curvone che sarà veramente difficilissimo adesso. Io fossi in Fiorino ripartirei dopo il curvone per evitare di trazionare lì sopra. Infatti sta mantenendo. Sì. Dai, meno scia possibile e non trazioni. Eccolo qui, guarda che bello strappo. Eccolo. E occhio perché ha partito bene anche l'altra Red Bull, ovviamente con Shumi che prende tutta la scia. Lungo Alessio Fiorino, occhio all'incrocio. Molto lungo. E dietro si gira una scia. Amu. E dietro contatto anche tra Pepe Alonso e Kaisermatt. Sì, mi sa che c'è stato uno scontro, infatti Kaisermatt. Si è girato anche F. Mamma mia che ripartenza. Le gomme. Anche dietro Vampir aggressivissimo su Azzoconi. Infatti partenza da fuoco, intanto weekend da dimenticare per la Mercedes. Attenzione che Pepe Alonso ha distrutto completamente il fondo, anzi completamente no, però comunque danno al fondo. Non è che Pepe era davanti. Ho il dubbio che Pepe ha rotto il fondo, perché da dove era ferma la vettura di Samu mi viene il dubbio che Samu abbia tamponato Pepe, perché Samu era in mezzo in curva 1. Può essere Luca. Comunque, ritornando invece alla gara, Luca e Alessandro, è cambiata la condizione dell'asfalto. Se guardate comincia a essere molto bagnata. Veramente molto bagnata, infatti non c'è più la linea. Occhio all'ultima curva. Visto tanti andare anche oltre la linea bianca. Infatti stavo notando che adesso la traiettoria ideale non c'è neanche più. Intanto Della rientra in box. E Alessio Fiorino con pista libera sta cercando di creare gap in questa condizione. Anche Kaisermatt rientra in box per sostituire sicuramente l'ala. Rimane con l'intermedia Kaisermatt.
Sì, ancora non è da full wet. Oddio, al posto suo non so se magari sarebbe valsa la pena. Non so magari poi loro che previsioni hanno dai propri ingegneri, ecco. Cominciano a formarsi le pozzanghere all'esterno della traiettoria. Diciamo che probabilmente Kaiserbeth avrebbe potuto quantomeno tentare. No, ancora la pista comunque regge bene da intermedia. Sarebbe stato un po' più in vano. Probabilmente quando cominceranno a alzare i tempi, lì bisognerà adesso capire bene i tempi, quando quanto si alzeranno da un giro all'altro. In questo momento dovrebbero girare abbastanza bene, perché è proprio la condizione ideale per l'intermedia, ma tra qualche minuto sicuramente si potrebbe intensificare e da lì capiremo quale sarà il momento propizio. Attenzione, scusami se ti interrompo, lungo da parte di Top Inchestra nell'ultima curva fa passare Ezio Boni, che guadagna il gradino più basso del podio, e il pilota Aston Martin dovrà difendersi anche da Vampir, lungo da parte di Michael, che per cercare di rimanere attaccato al trenino va lungo in uscita dalla curva 1 e perde un attimo terreno. In questo momento due Red Bull sul podio. Peccato che 10 secondi di penalità di Ezio Boni, perché sta facendo la miglior gara della stagione. Assolutamente. Da contare anche questo. Tanto sbinno staff, iniziate a munirvi di un prefabbricato per coprire l'autodromo di per domani. Perfetto, direi ottimo. È un po' come la copertura sul centrale di Wimbledon. La tradizione, esatto. La disperazione ha prevalso sulla tradizione. Occhio, perché Boni sta facendo un giro clamoroso. Sta andando più forte dei primi. E nello stesso momento ha distanziato di tantissimo Topping. Mamma mia! Ed è un secondo. Secondo e due. Tanto Alessio Perino forse ha leggermente perso il colpo. Sta un attimo gestendo. Shumi Scherer un attimo riavvicinato agli scarichi della Red Bull, ma ancora niente da fare, le condizioni sono proibitive. Vedo che sta peggiorando molto. No, ho visto una bandiera gialla con Grigonen che perdeva la posizione. Io ragazzi credo che siamo quasi in prossimità della pioggia, della full wet. Ma ci siamo quasi, perché vedo che le pozzanghere si stanno cominciando a formare in maniera più copiosa. Sì, perché soprattutto adesso si deve andare solamente sulla traccia, quella più scura che vediamo sull'asfalto. È quella l'unica salvezza per queste intermedie, perché altrimenti già vai fuori e perdi completamente aderenza. Quindi adesso i piloti sono costretti ad andare su un'unica linea, e davanti sta facendo fatica Alessio Fiorino, che probabilmente trovandosi queste nuove condizioni sull'asfalto deve cominciare a capire lui stesso per primo dove andare a mettere le ruote. Ovviamente Shumi in questo ne approfitta, perché ha comunque uno davanti che gli fa strada. Bella intanto settore 1, sta procedendo lentamente. Ecco, adesso il ruolo per esempio di Kaiser nei confronti per Canino potrebbe essere molto molto importante, ma credo che un po' tutti i piloti stanno cominciando a capire che forse queste gomme non vanno più bene, o che sono al limite del crossover. Ci sono le pozzanghere addirittura sulla traiettoria ideale. Sì, continuano l'intanto di davanti, non rientrano. Sai che infatti rientrano, eccoli. Infatti Vampir Michael è lungo la parte di Michael, che per cercare di non scontrarsi con Vampir va, rischia anche di andare sull'erba. Le ruote bloccate. Guarda che questo è un giro interessante per Vampir e Michael, Questo è veramente un giro molto interessante, perché se azzeccano la finestra sarà molto importante. Sta diluviando adesso, ragazzi, Sta diluviando, l'acqua sta scendendo giù come non si sa cosa, e fanno fatica chi è intermedio. Fanno veramente fatica a trazionare. E occhio, perché queste gomme vanno in temperatura subito, Sì, queste sono subito calde. E al contempo invece le gomme intermedie perdono la temperatura. Adesso è proibitiva. È molto difficile adesso. Kaiser Matt va avanti. C'è giù un'acqua. Guarda Fiorino. Lungo. E Vampir e Michael hanno azzeccato il giro.
Come scola Alessio Fiorino per cercare di mantenere la trazione. Mamma mia. Vampir e Michaels giocano per il podio sicuramente, perché stanno guadagnando badilate di secondi. Badilate di secondi, e occhio perché potrebbero aver giocato la matta. Non stanno in pista qua, eh. Occhio l'ultima curva che è già pericolosissima di suo. Attenzione. Ma occhio perché arrivano, Vampir e Michael arriveranno. Sono all'ultima curva, stanno, cioè la penultima. Vediamo dove rientreranno i primi. Io ragazzi vi dico che secondo me se la giocano per il primo posto. Non lo so, hanno perso secondi, hanno perso tantissimi secondi. È sul rettilineo Vampir. Escono adesso, attenzione. È appena dietro Vampir. Ha guadagnato 7 secondi. E attenzione in curva 1. Li passa. Contatto. È troppa foga da parte di Vampir. Vampir è stato sfortunato perché si è trovato bloccato da Fiorino davanti. Se no era riuscito, sì. Non vedo danni però. Un momento, sono arrivati, giusta la di Jacopo. Vampir e Michael sono praticamente addosso a Fiorino e Sciumi, con Michael che ha effettuato praticamente un comeback incredibile, signori, da una qualifica opaca che l'ha visto partire un decesimo. E devo dire che i primi due sono stati molto fortunati, perché hanno veramente rischiato di perdere la loro posizione con praticamente un ultimo settore, che sono andati a 2 ore. Sono stati bravissimi a praticamente rimanere freddi e rimanere al centro della pista in curva 1. Sfortunato Vampir e Michael, perché avevano azzeccato in pieno il giro perfetto. Hanno guadagnato nei confronti di Alessio Fiorino e Shumi Legend praticamente oltre 5 secondi in quel giro. Michael è quello che sta faticando di più a tenere il passo. Vampir sembra per il momento restare. Sì, vero, infatti si è agganciato al duo di testa Vampir, leggermente più distaccato. Infatti vedo che sta facendo un po' fatica sul rettilineo, continua a distaccarsi leggermente. Lungo Shumi Legend, ha perso il punto di riferimento, e occhio perché la pista potrebbe allagarsi ancora di più e le condizioni peggioreranno ancora di più. Vedo Michael molto in difficoltà in questa fase, è andato anche lui lungo in prima curva, si sta staccando molto, ha già perso 4 decimi adesso nel giro di 2 curve. Sì, però comunque la gara di Michael è stata da un lato fortunata per la safety car, ma poi molto intelligente da dove partiva, già essere lì comunque vicino al podio è molto importante. Quello assolutamente, soltanto che al momento mi sembra che sia un attimino più in difficoltà rispetto agli altri a gestire le gomme full wet in questa situazione. Ma io dico che è in difficoltà anche Fiorino, Il problema è che si sta trovando. Devo vedere, sono curioso di vedere un po' il trend, non vorrei che Shumi sul rettifilo sia un po' più carico, perché anche prima, nonostante il DRS, è secondo me un bel tirone a livello di energia, fatto grossa difficoltà ad arrivare affiancato in fondo. Però ti dico, secondo me è più carico Vampir in realtà, perché nel rettilineo Vampir perdeva invece di guadagnare un minimo. Intanto Bonni supera Top Inchest e guadagna la 6ª posizione. Ultima curva Vampir la fa fortissima, eh. Adesso guarda qua, nel senso, vedi, Vampir perde nonostante la scia. È a 3 decimi, non è lontano. Succedendo di perde Vampir, però, carico. Sì, con Topping che ha perso tantissimo. Oddio, sono in 4. No. Non entreranno mai tutti. Topping all'interno, lunghi tutti e 3, con Pepe Losso che cerca di approfittarne, ma non riesce. Si trova impantanato, prova all'esterno su Ezio Bonni, ma non ci riesce. Scopre il fianco ad F. È una lotta per la sesta posizione molto dura, Lungo Shumi invece là davanti sta uscendo tante volte dal limite del tracciato, occhio a eventuali avvertimenti.
sono in difficoltà con queste condizioni, sono davvero al limite. Poi è una pista che sull'asciutto offre più possibilità di interpretazione, ma sul bagnato no, su queste condizioni sei obbligato e non è facile. Vero. Intanto lì davanti, guarda, si sono rincompattati tutti, anche Michael si sta riavvicinando. Michael ha avuto un trauma proprio nel prendere confidenza quando era arrivato a ridosso dei primi, ora gira uguale. Il problema è che secondo me tra tutti quello che si sta trovando male... Oh mamma che ho visto, raga! Che controlli! Mamma mia! L'ultima curva. Io quello che sto vedendo non benissimo in queste condizioni è Alessio Fiorino comunque. In questo momento sì, vedi che è andato anche lungo adesso in curva 1. Lo vedo più in difficoltà, probabilmente c'è un assetto molto più scarico. Alessio Fiorino non adatto per queste condizioni qui, 3 secondi di penalità intanto per Della, che però lo sta usando nel dritto, lui riesce a non farsi attaccare, però può essere anche che non riesce a portare a temperatura come vuole le gomme. Guarda con quanto è vicino Sciumi gira dal tornantino, molto vicino il pilota dell'As. Tanto Fabio qui aspetta. Adesso Vai. No, dicevo, qui adesso per inventarsi il sorpasso devi cercare proprio un punto diverso dal solito. Diciamo che il termine tecnico è buttarla di fuori, nel senso che devi inventarti una manovra che non si aspetterebbe nessuno. Più che altro devi buttarla in un punto nella quale sai che però a fianco hai delle pozzanghere grosse come delle... Lago Trasimeno. E che è difficilissimo buttare la macchina lì. L'unica traiettoria buona è quella più scura, che è quella ovviamente ideale. L'ultima curva per Sciumi comunque è sempre un patema d'animo, Sì, sono molto vicini. Guadagna leggermente Sciumi. Ampir molto carico. Scontrollo di Alessio Fiorino in curva 1, rimasto dentro per un pelo. Mamma mia, è vicinissimo qua, se riesce a accelerare bene potrebbe tentare l'attacco, Guarda come allunga però Fiorino. Allunga tanto, non ce la fa Sciumi a tentare. È lungo però. Safety car per troppa acqua. Con Topping Kessler che non è riuscito ad approfittare. Virtual. Vediamo se diventa una safety car. Della. Della. No, è una virtual. Ed è la condizione più difficile, perché comunque adesso questa interruzione potrà esserci per più volte. Quando riterranno opportuno interromperanno con la virtual e quindi spezzeranno il ritmo dei piloti più di una volta e sarà difficilissimo riprendere il ritmo. E guarda che sul riprendere il ritmo Sciumi ci prova. Guarda. E occhio a Vampir che ha un'accelerazione migliore, si butta all'interno nei confronti di Sciumi Legend e potrebbe passare adesso. La fianca. Ce la fa, c'è una migliore accelerazione e passa. Non è che Vampir adesso fa il numero da circo? C'ha grande grip, ci può provare adesso. È la chance migliore per il pilota Alfa Romeo. Che velocità! È lì. Occhio, curva 1. Prova l'incrocio, esce forte. Protegge bene Alessio Fiorino. Ancora l'incrocio per Vampir. E dietro anche Michael. Dentro su Sciumi Legend. E passa, e guarda Michael. E guarda cosa fa la Virtual Safety Car, incredibile. E posso dire che secondo me qua Luca Bigno si sta sfregando le mani. Aspetta, Vampir ancora. C'ha più trazione rispetto a tutti gli altri. Però arriva lunghissimo perché è sulle pozzanghere e offre il fianco a Michael. Però rimane davanti, è lì, è Vampir. E ci riprova. Ha molto più grip. Tanto più grip, quello è vero. Io posso azzardare che forse le difficoltà di Vampir nella fase asciutta erano dovute a un assetto più carico, che adesso sta pagando. Per me sì. E occhio, e potrebbe buttarsi qua, No. No, qui no, è troppo difficile, è troppo pericoloso.
E occhio, perché se c'è un'altra virtual può succedere come prima, eh. Mamma, Florino! Adesso ha la chance, adesso Vampir ha la chance, Vampir sì. È sulla traiettoria ideale e probabilmente passa. E va a conquistare la prima posizione Vampir. Vediamo se riesce a difendersi dalle va via. È molto più scarico. Mamma mia, guarda quanto è andato via. Mamma mia. Va via. In una curva. È finita per il podio, probabilmente per la vittoria. La può perdere solo lui. E Michael guarda un po'. Va a scavalcare anche lui Alessio Fiorino. Lungo. Mane ancora lungo. Si rifà sotto Alessio Fiorino. Affiancati. Il pilota è il pilota McLaren. Ma non ha grip, sì. Alessio Fiorino. Ce l'ha invece Michael. Sì. Allora, a questo punto, anche la prestazione di Michael... Della si è girato sull'erba! E anche la F è andato lungo. Oh, Fiorino! Lungo! No, è andato via! È partita fuori. L'avventura in trazione! Ah, ecco, sì, fuori. Infatti! E adesso ritorna all'otta 3. Vampir, Michael, ed è virtual safety car ancora. Fiorino la starà maledicendo. Fosse uscita un attimo prima, si sarebbe risparmiato quella pozzanghera che l'ha mandato via. Posso dire che in questo momento incredibile come si è ribaltata la gara, comunque, ragazzi, può essere la gara dell'anno, ne stiamo vedendo davvero di tutte. Sì. Manca Vinkelok. E Vampi sarà pure girato in testa a coda, se non erro sull'asciutto. Primissimi giri, era sbalzato indietro. Riparte adesso dalla virtual. Mi pare, forse... Sì, in curva 1 si era girato Vampi. Krikkonen! Anche lui. E Stefano Canino va all'attacco di Alessio Fiorino per la quarta posizione. Attenzione, è incredibile. Quarta posizione possibile per Stefano Canino, sarebbe un ottimo Lecce, risultato, poverino. Oh, Sciumi ha rischiato di andare in testa coda in curva 1, l'ha salvata all'ultimo. Mamma mia. Povero di Lecce, appena aveva scritto ottima gara per Krikkonen e Stefano, si è girato Krikkonen. Che si è girato ancora di nuovo. Si è girato. Però no, Luigi, pronto ai box, dai, no. Sì. Mister X dice la pista qual è, non si vede. Con un danno al fondo, Peppe? Sì. Anche lui si sta che mangiando rimpianto. Le mani comunque. Purtroppo per Peppe non ci voleva quella carambola prima con Samu. Sarà da vedere nel post gara, però sicuramente il pilota dell'Alfa Romeo lo vedeva in palla oggi. Vampir sta volando, ragazzi, in queste condizioni. 3 secondi e passa, sta andando via. Comunque stavo dicendo prima, adesso mi spiegherei anche la prestazione leggermente opaca di Michael durante le qualifiche, tralasciando il fatto del passaggio da pista asciutta a pista bagnata. Perché io ti dico di no, sai perché? Perché Vampir con questo setup, che è il migliore sul bagnato, ha fatto 18-1 ed era terzo. Anche questo è vero. No, Michael, secondo me l'ho visto qualcosa in qualifica, semplicemente non ha trovato il giro buono nel momento in cui dovevi trovarlo. Purtroppo lì è un out. Stefano è vicinissimo ad Alessio Fiorino. Altro in crisi il pilota Red Bull. Grande gara di Stefano Canino, comunque. Davvero, poi in queste condizioni. E infatti, super gara da parte del pilota Ferrari, ma e anche di Vampir, che purtroppo durante la gara di Monte Carlo della settimana scorsa, per troppi tagli, è stato squalificato, quindi non ha finalizzato il terzo posto. Quindi sicuramente questa gara avrà un sapore più dolce al momento per Vampir. Sarà da vedere nel post gara, per il momento sicuramente è una bella sarà una bella vittoria. Ezio ci dice occhio alle coronarie. Esatto, sempre quello, sempre.
Ciumi è andato a riprendere Michael che ha perso un po' di ritmo. Oh! E questa è pietra tombale. E questa, sì. Mamma mia! Questa non ci voleva per Alessio Ferino, per Cufi. Quindi dovrebbe al momento finire in quinta. Ciumi attaccato a Michael. Ciumi si rifà all'interno, si fa vedere, ma rimane dietro a tentare indurre il pilota McLaren nell'errore. Perso ritmo Michael, credo che abbia fatto 2-3 errori, ha perso un po' di fiducia, perché adesso qui si tratta tantissimo di fiducia. Vero. Fiorino finirebbe addirittura quinto adesso. Adesso Fiorino si... Mamma Ciumi, sta spingendo Michael. Tra l'altro ora in un borsa è vista anche proprio l'esitazione di Michael in uscita dal tornantino, proprio per evitare l'aquaplaning che lì prima ha tradito Fiorino. Sì, perché guardiamo all'esterno della traiettoria ideale, praticamente c'è il mare Adriatico e il mar Ligure messo assieme. Un lago. Oh, lungo. Indecisione sull'anteriore, si butta dentro, si fa vedere Ciumi, ma niente da fare. Ella, un settore. Sei secondi, Vampire è fuggito dopo la squalifica di Monaco. Qua è arrivato con gli interessi, coltello tra i denti. Sì, sì, incazzato come i mostri. Sì. Vampire, la fabbrica dei mostri. Adesso... ha detto, oh, sai che c'è? Oggi non ce n'è per nessuno. Basta. Ah, sull'acqua, sì. Sull'acqua, mamma mia, ha dato due giri a tutti. Poco da dire. Ci possiamo dire che quello, ma non tanto più... non tanto sull'intermedio, ma proprio sulle full wet, ha cambiato ritmo sulle full wet. Sì, e quello che ne ha sofferto di più è stato adesso Fiorino, ma anche Ciumi. Cioè, anche Ciumi ha perso tanto ritmo sul bagnato. La differenza è che però Ciumi ovviamente più esperto a gestire certe situazioni rispetto ad Alessio Fiorino, e sta comunque lì. E Vampi prende 3 secondi. No, attenzione. Non è facile, però. Tanto di nuovo Della. Diciamo che si è giocato un bonus. Al momento sì, si è giocato un bonus. Intanto, ma col ritmo dietro... che ha, col ritmo che ha, può finire quasi con 10 secondi di margine. Tanto dietro Ciumi sta cercando un pertugio qualsiasi, qualcosa, sta cercando qualcosa. Intanto Stefano si è staccato molto da Alessio Ferino, probabilmente un errore del pilota Ferrari, e rischia di perdere la possibilità di finire quarto con Alessio Ferino che ha 3 secondi di penalità. Intanto è aperto il driver of the day. Quindi potete votare in chat. Intanto sì, Stefano Canino ha perso momento. Oh, dentro Ciumi, si può vedere Ciumi, attenzione lì davanti, tenta l'esterno. Ma non Michael. c'è tanto grip Michael. Non c'è la spazio soprattutto. Michael ha cortesemente chiuso ancora la porta, ma... tutta la staccata, il pilota della mamma Assa mia all'interno. Contatto! Mamma mia, comunque la linea ideale è una, Ma Ciumi non lo sa e la troverà, e troverà un'altra. È danno per Ciumi Legend all'anteriore. Aia. Destra. Non ha osato, perché la corda del tornantino l'ha presa bene, e che dopo è andato più largo. Lì era probabile che, insomma, ci sarebbe voluto essere un contatto. Sì, anche perché comunque in quel punto è molto molto facile perdere il posteriore. Soprattutto c'è una compressione che ti fa perdere completamente grip quando vai in fase di accelerazione.
7 secondi e mezzo. Vampir, diciamo, ha preso 3 secondi, ma si sta mettendo molto al sicuro. E per Shumi ora ovviamente è un problema, perché prima era addosso, ma ora col danno mi sa che è un po' più difficile. Ha perso tanto nell'ultimo curvone Shumi, infatti. Mi sa che Shumi si accontenterà della terza posizione probabilmente. Soprattutto nei confronti di Luca Bigno, che appunto sono 15 punti gratis in realtà. Io credo che intanto nel box Alfa Romeo a Vampir stanno facendo tutti i segnali inequivocabili di calma, vai piano, non c'è bisogno. Un po' tipo Alonso, che era Cina 2013, 12, che anno era? Sì. Vero. Stai guadagnando 4 decimi a settore, poi non sto spingendo. Lunghino da parte di Vampir. La traiettoria è sua, l'ho visto più di una volta fare quella traiettoria lì. Ma la pista si sta asciugando, rispetto ai giri precedenti c'è molta meno acqua, anche la pioggia è diminuita, quindi diciamo che adesso sono condizioni più consone, più normali. Sì, sta veramente diminuendo di intensità, infatti dal rilevatore meteo sul tracker del sito, che potete raggiungere anche voi tranquillamente su formulaitaliantimo.com, la situazione del meteo dovrebbe migliorarsi a breve. Mancano due giri fondamentalmente, quindi al momento terminerà sotto pioggia battente in diminuzione. E comunque credo due gare della Sport, se non erro, Luca, è due volte che si termina sotto la pioggia, e per due volte che sono iniziate sull'asciutto e poi finite sul bagnato, come lo scorso anno esattamente. Occhio, perché Peppe è incollato a Topping, e stanno andando a riprendere Alessio Fiori, scusami, Stefano Canino, 1.3, la lotta per la quinta piazza non è chiusa. Un Canino che ha perso progressivamente tanto. Peppe si butta dentro e su ce l'ha fatta. E wow, considerando Peppe danno al fondo, tra l'altro. Intanto Hammer Time Live ci porta uno splendido ride. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Hammer Time. Shumi ci sta provando, Shumi provando la data per vinta, perché ci ha provato ancora a infilare il muso, ma gli ha chiuso la porta in faccia Michael. Credo che tra i due l'ultimo giro non sia finita per niente. Adesso tenterà il tutto per tutto il pilota della Haas, vediamo se riuscirà a trovare un buco. Tanto Pepe Alonso si sta facendo sotto Stefano Canino. Bonni su Topping. No 3 secondi per Bonni. Potrebbe Topping farla levare, perché c'è andato proprio per stare negli spazi, per evitare danni peggiori. Quindi potrebbe essere rimovibile. E Peppe col danno al fondo sta cercando di andare a riprendere Alessio Fiori, Stefano Canino, mentre occhio, perché Shumi Legend forse ci riproverà nei confronti di Michael proprio all'ultimo giro. Quasi teniamo d'occhio, c'è il doppiaggio anche di Della lì davanti. Oh! È staccata, ma no, non ha abbastanza spazio, arrivava da lontanissimo. Se fosse stato un decimo più vicino forse ci stava pure quell'attacco lì, però occhio, perché forse il punto più forte per Shumi potrebbe essere questo nei confronti di Michael. Prima si è fatto vedere e quasi stava infilando il muso, adesso l'occasione ghiotta per riprovarci. Vediamo se Michael chiude. Sì, e chiude, va lungo, richiude di nuovo Michael. Qua si vede la traiettoria differente, una delle curve più particolari da questo punto di vista. E arriva Vampir, ragazzi. E arriva Vampir, che dopo la gara di Monaco zittisce tutto e guadagna il gradino più alto del podio. Ultima curva per il pilota Alfa Romeo, porca che miseria, va a vincere. Taglia il traguardo,
Vampire va a vincere il Gran Premio di Portimao, subito seguito da Michael che con una splendida rimonta guadagna la seconda piazza. Shumi Legend chiude il podio, mentre poi a seguire avremo Alessio Fiorino e Stefano Canino che andrà a chiudere la top 5. Stanno arrivando Vampire, dietro davvero strepitoso, sì. Vampire, sì, quello sì. Stanno arrivando adesso anche gli altri, Stefano Quanino quinto, sesto Peppe che con un danno al fondo comunque è riuscito a fare un'ottima gara, Topping settimo, penalizzato tantissimo dalla scelta di posticipare le gomme full wet, e nulla da fare, nel senso che alla fine io credo che dal mio punto di vista il Driver of the Day sembra anche abbastanza scontato, con una menzione d'onore secondo me a Stefano Canino perché ha fatto una top 5 veramente solidissima. Secondo me molti si meriterebbero in questa fase anche il Driver of the Day. Ci sarebbe anche Michael, fondamentalmente, che è partito dalla decima posizione e è ritornato in seconda. Consideriamo Peppe Alonso, che è partito con un'ottima qualifica, ha azzeccato il momento opportuno e si è portato sulla parte praticamente metà alta della classifica, come anche appunto come dicevi tu Stefano Canino, migliore prestazione in questo momento per questo campionato. Secondo me ci sono molti piloti che si meriterebbero il Driver of the Day dopo questa gara. E infatti dalla chat i voti si stanno iniziando a prendere forma. Stanno cominciando, sì, infatti, a delinearsi anche abbastanza. Intanto Vampi in questo momento sta alzando la coppa, per cui sarà un ottimo post gara per il pilota Alfa Romeo, ma soprattutto anche per Michael. Dopo un attimo, un periodo di buio anche dopo Monte Carlo, sicuramente questa prestazione farà sicuramente bene alla sua morale. Nota margine, comunque il giro record, se tutto va confermato, lo prende comunque Shumi, e quindi un altro punto in più che intanto va ad aggiungere nel suo curriculum nella stagione in corso al campionato sport. Assolutamente, considerando anche l'assenza di Luca Bigno da questa gara, a Shumi Legend ha sì finito terzo, ma praticamente ha guadagnato senza colpo ferire. 16 punti, se confermato il giro veloce, completamente gratis. Per cui ottima prestazione anche da parte di Shumi Legend, che ha ricavato il possibile riportando la macchina a casa sostanzialmente. Perfetto, signori, noi allora vi aspettiamo tra poco per il salottino, rimanete in diretta, ci prendiamo una piccola pausa per uno spot e poi ritorniamo tra pochissimo. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioca! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo Segri. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo.
mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch. Infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro, corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Signore e signori, benvenuti nel salottino post gara. Gara, signori, ne stavo giusto parlando durante la pausa. A mio parere, una delle migliori. Vediamo con un po' di latenza. Vuoi fare uno change al volo? Come hai detto, scusi? Ti vediamo con un po' di latenza video. Sì, dammi un secondo che proviamo a sistemare. È il bello della diretta, dopo tutto. Se no, sono tutti bravi col playback. Eccolo qua. Uno, numero due, numero tre. Perfetto, l'avevo capito dal colpo di tosse. Vedi, fantastico. Comunque stavo dicendo, ne stavamo parlando prima, secondo me questa gara è una delle migliori degli ultimi anni. A mani basse. Molto bella. Molto, molto bella. Di quest'anno può essere catalogata come una delle più belle della stagione sicuramente, ma non è una novità considerando anche l'anno scorso Portimão, che è stata scelta tra le 5 gare più belle della gara del FIT, 3 sono state disputate a Portimão, diciamo che può cominciare a essere non una novità avere delle gare abbastanza spettacolari sul circuito portoghese. Perfetto, io non ho niente da aggiungere, anche perché queste piste che danno, per come la vedo io, grande stimolo, grande libertà alla guida dei piloti, offrono diverse interpretazioni di guida, di prendere una curva in un modo piuttosto che in un altro, di traiettoria, lasciano molta libertà di interpretazione, quindi anche più libertà ai piloti, mentre la pista ha una traiettoria obbligata, magari c'è un pilota che è più o meno, come ti posso dire, a suo agio con un tipo di traiettoria, un tipo di modo di guida, la pista che ti obbliga a fare quella traiettoria magari in alcuni punti penalizza un pilota e a scapito di altri. Ovvio che dovremmo dire che un pilota completo si adatta a tutte le piste, però insomma lo sappiamo che tutti i piloti alla fine dei conti vanno velocissimi, sì, ma hanno curve preferite, piste preferite, modi di guidare preferiti, c'è sempre qualcosina che li fa rendere meglio o peggio. Detto questo, io direi di andare con le interviste. Allora partiamo dal primo classificato, dovrebbe esserci. Partiamo da Vampir, che ha fatto, lo stavamo dicendo anche in diretta, che ha fatto una gara strepitosa con le full wet, era imprendibile per chiunque. Grazie mille. Devo dire che, guarda, non ci credo ancora, che soprattutto con le furvette ha avuto un ritmo che, guarda, mai sognato una roba del genere. E soprattutto a inizio gara non avrei mai pensato, anche perché non sapevo neppure che il meteo andava a peggiorare così tanto. Però poi quando siamo andati a montare le intermedie, comunque avevo già visto che
andavo meglio rispetto agli altri, perché comunque avevo un assetto più carico. E infatti avevamo discusso bene. Nella prima fase dell'asciutto ho faticato molto, perché non tanto nel secondo settore dove comunque andavo forte, ma più che altro nell'ultimo, dove proprio anche usando tutto l'ERS a manetta comunque non riuscivo a tenere dietro gli altri piloti che proprio avevano un assetto più scarico di me. Però poi con le full wet veramente ho avuto un ritmo che, cioè, stavo parlando con il mio compagno di squadra Peppe, che quando sono rientrato e io ho saltato un giro prima di lui, mi diceva: guarda che mi hai guadagnato 3 secondi in un giro, e mi ha detto: stai andando a prendere quelli davanti. E io mi ho detto: non ci credevo. Poi sono sbucato fuori di davanti, che ho visto Alessio e Sciumi, e però comunque ho cercato di non creare troppo casino, perché sapevo che in quella circostanza lì, con le full wet, loro che l'avevano appena montate, si poteva creare un disastro. E ho aspettato delle opportunità che poi si sono presentate. Poi, quando ho avuto la possibilità di andare via, sono andato via, perché, lo ammetto, stavo guidando letteralmente sul velluto stasera, sulle full wet almeno. Ce ne siamo accorti. Ragazzi, domande? Ma non ho troppe domande, anche perché comunque ha, diciamo, detto già tutto per quanto riguarda l'assetto, che l'avevamo capito, soprattutto perché in uscite, soprattutto dalle curve lunghe, si vedeva che dietro aveva tanto grip rispetto ai suoi avversari. Diciamo che forse l'unico vero brivido è stato l'errore in curva 1 con le gomme d'asciutto. Lì, diciamo che poi ti è andata bene con la safety car, perché se no sarebbe stata una storia diversa. Però per il resto, veramente complimenti, perché è stato fenomenale, soprattutto alla ripartenza della Virtua Safety Car, accolto a palla al balzo con i sorpassi su Sciumi e su Alessio Fiorino. Quindi nulla da dire, anzi, complimenti davvero. Grazie mille. Ale, tu, curiosità, domande? Diciamo, vediamolo in questo modo. Vampir, eri abbastanza incattivito, diciamo, che rispetto soprattutto alla gara precedente a Monte Carlo, nel senso che lo possiamo vedere come una redenzione, fondamentalmente. È arrivato terzo a Monte Carlo, purtroppo per direzione di gara, ci sono state troppe penalità, sei stato squalificato. La possiamo vedere come una redenzione, fondamentalmente, un nuovo avvio. Sì, infatti io, quando ho saputo dei risultati di Monte Carlo, ci sono rimasto molto male, perché vabbè, da me mi sembrava di aver fatto tutto correttamente, poi ovviamente la direzione gara ha dato le sue motivazioni, o comunque alla fine ho accettato quello che è stato il risultato finale. Però redenzione sì, però comunque non ero partito con, diciamo, la cattiveria di voler rifare magari lo stesso risultato, cioè, nel senso, volevo rifare lo stesso risultato se avrei avuto le possibilità per farlo. E devo dire che con la pioggia di oggi, appunto, si è presentata quella opportunità, si è presentata, quindi sì, comunque un nuovo inizio. Però comunque, come ho già detto la scorsa settimana, è una fase in cui mi sto trovando veramente bene con la macchina, mi sto trovando veramente bene a guidare già da un paio di gare, quindi comunque è un percorso che ho già iniziato da un po' di tempo e che comunque mi sta portando verso dei buoni risultati, e spero che magari, proseguendo nelle prossime gare, si mantenga questo trend. E chiudo prima di passare a questo punto a Michael, che comunque è una stagione che per Vampir, al netto adesso di questa potenziale vittoria, è una stagione molto positiva, che anche nelle prime gare l'avevamo subito visto che era molto costante nei risultati, e adesso questo risultato qua non è altro che una conferma di una buona prima parte di stagione. Secondo me potresti anche essere molto soddisfatto da come sta interpretando questo campionato, e sicuramente potrebbe questa vittoria, comunque potenziale, potrebbe dare molta fiducia poi per il proseguo della stagione, che fino a questo momento, dal mio punto di vista, comunque è molto molto solida, anche perché comunque ti vediamo su e sempre alle spalle dei più veloci, sei subito te lì dietro, pronto a approfittare di qualsiasi situazione. Quindi diciamo che
è un ottimo, cioè stai facendo veramente un'ottima stagione. Sì, grazie. Infatti le prime gare era più che altro una fase di apprendimento un po', e man mano mi sono abituato un po' più al gioco, e io scendo magari a stare più con quelli dietro, sono con quelli veloci tipo ad esempio Shumi, Luca ad esempio, sto imparando a tenere un po' il loro ritmo, quindi spero, come ho detto, di poter rimanere, al netto che comunque io sono uno che si accontenta sempre più o meno, nel senso anche quando una gara va male comunque cerco di vedere il positivo, comunque quando appunto magari non faccio una prestazione molto buona, però comunque quando faccio ovviamente cerco di puntare sempre al meglio, e devo dire che appunto nelle ultime gare, principalmente nelle ultime due, al netto ovviamente di quello che è successo a Monaco, mi sto ritrovando molto bene con i risultati e sono molto soddisfatto di come sto guidando e di come mi sto approcciando. Spero, come ho detto, che questo trend si mantenga nel tempo. Perfetto, grazie Vampir. Noi passiamo al secondo classificato, e quindi passiamo a Michael. Un buon secondo posto anche per te, una strategia che ha fruttato, perché la sosta anticipata ti ha permesso di riaccodarti al gruppo dei primi. Avevi perso un pochettino di terreno all'inizio, quando ancora Fiorino era il leader del gruppo, poi insomma tra una virtual e l'altra hai approfittato per restarti in seconda posizione davanti a Shumi. E allora è iniziato tutto abbastanza male in realtà, sin dalla qualifica, e dove non sono riuscito purtroppo a trovare il giro buono, e quindi sono partito praticamente decimo. E poi nel corso della gara comunque ho iniziato a prendere più feeling con la pista, e sia la safety car, anzi la safety car neanche troppo perché comunque ero già in box a cambiare le gomme, però comunque soprattutto alla ripartenza con le virtual, e mano a mano che si andava avanti col bagnato riuscivo a trovare feeling con la pista. Ho fatto comunque fatica, perché comunque penso la live, non so se si è visto, ma facevo tantissimi lunghi bloccaggi, sbagliavo abbastanza anche sul bagnato, però alla fine sono riuscito tutto sommato a rimanere in pista, a stare abbastanza tranquillo. E facevo fatica sul bagnato perché avevo un assetto più scarico, perché non avevo visto bene il meteo, e quindi avevo tenuto l'assetto più scarico e facevo un pochino fatica, però tutto sommato mi aspettavo peggio. Sono comunque molto contento del risultato, perché comunque è sempre il secondo posto, e più di così penso non potevo fare considerando da dove sono partito appunto. Perfetto. Ale, Jacopo? Ma per quanto riguarda Michael, tutto sommato sicuramente molto soddisfatto, al netto del fatto che secondo me sull'asciutto non stavi girando male dopo anche l'errore, però comunque era molto compromessa la tua gara. Sul bagnato è vero che hai fatto degli errori, ma comunque era una condizione molto molto difficile, al limite proprio, ed era facilissimo sbagliare perché avevi solamente una linea disponibile, quindi non era facilissimo, quindi tutto sommato molto bene. La mia domanda è più che altro è che secondo me questa prima parte di stagione, nella quale comunque hai fatto degli ottimi risultati, sembra che però per puntare a qualcosa di grosso ti manchi ancora qualcosa, soprattutto in termini di costanza, non sei sempre lì. Molte volte tipo sei lì, fai ottime prestazioni, poi capita delle altre gare dove ti perdi. Recrimini un po' il fatto di aver perso dei punti magari in punti del campionato nella quale potevi essere molto più forte, magari essere più vicino adesso per esempio anche a Luca Bigno, addirittura lo potevi scavalcare se avessi fatto delle gare più buone. È così, oppure comunque ti senti soddisfatto di questa prima parte di stagione che hai affrontato in vista poi anche dopo di Silvestre e poi del 2023? E allora faccio un piccolo appunto giusto sul primo giro, in realtà sono stato toccato da dietro quando mi sono girato, okay. E per quanto riguarda il fatto dell'incostanza, purtroppo lo so, è una cosa che è dipesa da quello che stavo dicendo nell'intervista della scorsa volta, ossia il poco tempo purtroppo che ho a disposizione per preparare ogni gara, che praticamente si tratta di una mezz'ora, un'oretta al massimo prima dell'inizio della gara.
questo non mi permette di essere costante come vorrei e come potrei essere, perché comunque sia, se faccio determinati risultati, non comunque allenandomi tantissimo, e comunque un po' da recriminare mi viene, perché penso, ok, pensa se potessi allenarmi quanto magari potrei essere più costante. Quindi un po' di recriminazioni sicuramente ci sono, e però considerando il tempo che ho a disposizione mi posso ritenere quasi soddisfatto dei risultati che sto ottenendo. Purtroppo anche in Australia, sono stato assente, ma ho guardato quelli che sono stati i risultati ed il passo gara. Poi ok che un conto è in gara, un conto è le prove, però comunque mi sarei giocato tranquillamente la vittoria, per dire, in Australia invece è stato un 0 perché non c'ero. Quindi un po' di recriminazioni sì, ma neanche troppe considerando tutto quanto, insomma, e vedendo poi i risultati che tutto sommato arrivano, seppur un pochino incostanti. Sì, poi considerando che stai nei primi tre, quindi comunque alla fine è anche abbastanza positivo tutto ciò. Ale? Sì, diciamo che dal punto di vista della classifica sicuramente consolidi la quarta posizione rispetto a Kaisermatt, ma soprattutto ti avvicini, diciamo, pericolosamente ad Alessio Fiorino, quindi sei praticamente a portata della terza posizione, e supponendo di mantenere comunque un ritmo più costante sicuramente riesce ad agganciarti soprattutto anche ai piloti di testa. Quindi come ti trovi dal punto di vista della, secondo te, della classifica, soprattutto appunto considerando che ormai la terza posizione è un tiro di schioppo, termine tecnico ovviamente. No, allora diciamo che la classifica rispecchia effettivamente quelle che, ovviamente, come magari da tutti gli altri, rispecchia quelle che sono le mie prestazioni, cioè l'incostanza comunque si vede, perché chiaramente quando andiamo a vedere i risultati che ho fatto, la vittoria, secondi posti, i podi, comunque quelli ci sono. Quindi sicuramente se fossi stato costante in altre gare, ad esempio Spagna che sono arrivato settimo se non erro, e Miami che sono arrivato quinto, se là avessi fatto qualcosa di più, sicuramente la posizione in classifica magari ad oggi sarebbe diversa. Quindi momentaneamente penso che la posizione in classifica rispecchi esattamente il mio andamento in questa prima parte di stagione, e sicuramente cercherò un pochino di recuperare terreno su quegli avanti, sperando di riuscirci, e in modo da potermi giocare o il podio comunque a, diciamo, finale nella classifica, magari qualcosa di più importante. Certo, vedendo il distacco che c'è attuale è difficile, però mai dire mai. Perfetto, allora Michael, noi ti congediamo, passiamo a Shumi per andare a chiudere questa nostra serie di interviste. Ancora complimenti Shumi. Allora, io a questo punto ti faccio subito una domanda da 90. Giro veloce, sono 16 punti, sapevi che Luca Bigno sarebbe arrivato qui con 1-0. È bene o è male? Cioè, credevi che poteva essere meglio magari prenderne 25 perché tutto fa brodo, o 16 va bene, tanto l'altro ha fatto 0? Malissimo, non male. male, quasi malissimo, ok. No, davvero. Cioè, a parte gli scherzi, l'umore a fine gara era quello di una sconfitta abbastanza pesante, perché già in qualifica ho fatto un brutto tempo. Vabbè, erano condizioni particolari in cui stava per arrivare la pioggia, quindi l'importante era non partire ultimo e fare il giro. Poi in gara, vabbè, sull'asciutto io e Fiorino ce ne siamo andati e ho provato a passarlo, ma era molto difficile perché non riuscivo, cioè, penso avessi più velocità, però non riuscivo a stare incollato all'ultima curva. Ci ho provato solo una volta con la pista umida, però sono arrivato lungo. Poi sulla pioggia, sulle intermedie, pure ne avevo di più, ma non c'è stata occasione. Poi sulle wet è successo che durante la parte centrale della gara c'era, credo, la condizione proprio di pista allagata, dove a volte entra la safety. Quando sono in radare virtual, sì. Infatti sono salito virtual. Ecco, in quella condizione là non ci ho capito nulla, perché avevo un assetto da asciutto sostanzialmente.
Non pensavo che la pioggia arrivasse così presto e così pesante. E in quella fase di gara non ho capito niente. Cioè, mi sono stato anche superato in un pezzo di due curve da Vampire e Michael. Lì ho pensato anche di perdere il podio. È stato molto frustrante, molto molto molto, perché purtroppo ho sbagliato la scelta dell'assetto. Questa non vittoria è colpa mia. Poi ci ho messo una mini pezza perché sono riuscito quantomeno a prendere il podio. Poi ho visto che avevo anche il giro veloce, quindi erano 16 punti. Ci ho provato su Michael, ho visto che Vampir se n'era andato, penso avesse tipo 80-80 di ali, non lo so. Complimenti a lui. Ci ho provato su Michael, si difendeva bene, ho fatto anche un piccolo errore dove ho rotto l'ala, lo andrò a rivedere, ma credo sia colpa mia. E basta, poi... Sì, cioè, se guardiamo la classifica è una giornata positiva perché ho messo 16 punti, ma poteva andare decisamente meglio. Penso che sia forse complessivamente all'inizio campionato il mio weekend di gara peggiore. E vabbè, direi di guardare avanti. Jacopo e Ale? Per quanto mi riguarda, non so, mi aspettavo che dicesse queste parole a fine gara, un po' capendolo un po' come è il suo stato d'animo dopo i fine weekend. Mi immaginavo che questa sarebbe stata un po' più frustrante, perché avevo la sensazione che potesse avere oggi la possibilità di fare un bel tirone. L'ha fatto comunque, perché 16 punti sono tanti, però immaginavo che secondo me poteva pensasse di poter fare molto di più. Però in ogni caso comunque sono 16 punti buoni per il campionato. Il divario, il gap aumenta di tanto adesso sul secondo, e quindi anche poi per le gare future la gestione della gara sarà un pelo più diversa, o quantomeno sarà anche molto più tranquilla in certi momenti delicati. E proprio su questo ti voglio fare la domanda, Shumi, perché la prossima è Silverstone e poi c'è pausa, perché c'è pausa natalizia, poi è il nuovo anno. Fateci ultima almeno gara, mangiare il panettone. Altre mangiare il panettone, poi la Pandora. L'obiettivo fondamentale. Ricordiamolo che io devo avere ancora un Pandoro. Questo devo fare. Devo ancora. Sì, io c'ho un Pandoro usato che devo ancora ricevere. Questo per quanti chilometri però, aspetta, quanti chilometri usato, trattato bene? Sì, trattato molto bene. Comunque vabbè, ultima gara della stagione del 2022, potrebbe essere questa una tappa cruciale in vista del prossimo, diciamo, del nuovo anno che poi verrà, Shumi, nel senso, può essere quella una gara che comunque ti può far arrivare dopo alla ripresa del campionato con una mentalità e magari con anche una sicurezza diversa rispetto alla prima parte di stagione? È importante come gara, però non gli va dato un peso enorme. Cioè, penso sia una gara come un'altra, non perché c'è la pausa e poi c'è metà stagione, penso sia una gara diversa dalle altre. Tra l'altro sarà una pista di quelle tutte a trenino, quindi gara molto particolare dove sarà importante la qualifica, cosa che non era fondamentale oggi. Vedremo, è una pista tipo Spagna dove saranno tutti iper competitivi, tutti molto veloci, chiaramente parlando un po' di asciutto, poi sul bagnato è da vedere. Perciò sarà una gara molto girata, molto tosta. Chiaramente l'obiettivo è fare bene, non fare errori e passare un bel Natale soprattutto. Non passare il Natale a pensare, cazzo, però l'ultima gara potevo stare più tranquillo. E niente, alla fine sì, non c'è da disperarsi per quello che è successo oggi, ma c'è da imparare. Penso che questa gara mostra che ho ancora molto margine di miglioramento. A livello generale, perché potevo gestire tante cose diversamente oggi, a partire dalla scelta del setup fino ad alcune situazioni di gara. Penso che oggi mi ho sbagliato un pochino, ho rivisto il meglio dell'anno scorso, fortunatamente senza conseguenze pesanti.
E quindi niente, cercherò di trarre il buono da quello che è successo oggi. E niente, Silverstone è una gara nulla. Ma soprattutto la tua reazione a fine gara è stata tipo come Sdam giovedì a Monaco, è stata più pacata, visto che poi tu eri in quella, al muretto in quella gara lì, è stata stile Sdam o molto più stile, era, non lo so, Luca Flaminio? Sdam ha fatto una reazione un po' alla Steiner! non ho raggiunto i livelli di Sdam, però diciamo che il pavimento ha tremato. Ecco. Un Luca Flaminio, diciamo. Diciamo che negli anni il livello della mia scrivania, non so se ve lo posso far vedere, ma... di quanto si è abbassato? Aspetta che... Quindi... ero un po' nervoso, dai, però... Tipo il comodino di mio fratello quando gioca a FIFA, che c'ha 2-3 bozzi per i pugni. appunto mi si è stato tutto, quindi... Devi comprare un regalo... Cari amici che ci state seguendo in questo momento, regalo di Natale per Sciumi, un antistress per le gare da spaccare quando c'è qualcosa da rompere. Io lo consiglierei anche a Sdam. Ma anche a forse me. Anche durante la gara. Anche a me. Sdam durante proprio la gara. Ale, tu domande, curiosità? No, non ho domande. Non ho domande. Perfetto, allora concediamo anche Sciumi. Ringraziamo ovviamente come sempre per la disponibilità, ancora complimenti, andiamo a chiudere con il driver of the day, che con il 60% dei voti, un plebiscito quasi popolare a favore del vincitore della gara Vampir, che si porta a casa il driver of the day. E quindi siamo in chiusura, vado a ricordare gli appuntamenti. Domani ci ritroviamo sempre qui a partire dalle 21.30 con la gara della Pro League, e sarà una gara molto interessante, perché se al 100% le condizioni di gara saranno queste, ci sarà molto 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 di cui discutere, peraltro per una delle categorie che ha più dato ampio spazio a valori in pista sempre oscillanti, ecco, folli, ecco. Direi anche preparati popcorn. Ecco, popcorn, nel dubbio o andateli a comprare oppure preparatevi, li cacciateli fuori, perché domani si mettono nel microonde, secondo me, con una buona coca fresca. Se no, se siete un po' più salutisti, un pochettino più invernali, due castagni, una tisana, qualcosa del genere, e siamo già a dicembre, qualche arachide, arachide. Perfetto, allora io ovviamente ringrazio Ale, ringrazio Jacopo, Marco è andato nel debriefing post gara. E quindi niente, appuntamento a domani, sempre qui con la Pro League alle 21.30. Ci vediamo domani, sempre qui su Formula Italian Team. Ciao! Ciao!